Ebbene sì, la triste e cruda verità è che in questo video sono nudo. Salve a tutti ragazzi, Iampi per Uzorbet e benvenutissimi a questo nuovissimo video di Assassin's Creed ragazzi. Allora, siamo qua, dobbiamo fare la missione. Non so benissimo se lì c'è una tomba, magari andiamo a fare quella prima, non riesco bene a capire ragazzi. Comunque eravamo alla bottega di Leonardo a Firenze, che dovrebbe essere chiusa ancora, non lo so. Comunque ragazzi, proverei prima di andare a fare la tomba, giusto per vedere in che cazzo consiste. E mi ricordo però che l'avevamo già fatta una tomba del genere. Forse ragazzi, magari mi sbaglierò. Ok, forse molto più in là. Va bene ragazzi, allora controlliamo, vediamo un pochino a vedere. Andiamo un pochino a vedere, anzi non vediamo a vedere, che cosa brutta che ho detto. Abbiamo ucciso tra l'altro l'altra volta i 9 luogotenenti e adesso non dobbiamo fare altro che, penso, porre vita alla vita di... porre fine, fantastico lapsus, porre fine alla vita di Geronimo Savonarola, quello lì, proprio quello insomma, non mi riesce mai a dirlo ma proprio quello. Ok, ma questa non l'avevamo già fatta ragazzi, no no, non lo so Allora vediamo un po', l'inventario, armature, armi, oggetti... Sigilli, vediamo un po'. Sigilli, scorri. No, no, possiamo ottenere solo quello. Non lo so, ragazzi, perché questo mi dà un sigillo non recuperato, anche se mi sembra di averlo recuperato questo in effetti. Questo, ragazzi, no, davvero l'ho recuperato questo. Non mi dite di no, perché io sono sicuro di averlo recuperato. Comunque non importa, sarà una missione aggiuntiva, oppure non l'avrò fatto, un attimino riandrò a controllare nei video. Ok, vediamo un pochino, ragazzi, una cosa. Ah sì, andiamo da Girolamus Savonarolus, e possiamo procedere, ragazzi, con la missione, chiaramente. Ci vediamo là. Anzi, ragazzi, prima che vado ad uccidere Girolamo Savonarola, qualche mio fan, perché ragazzi ci sono anche i miei fan che giocano da Assassin's Creed, ragazzi, che mi seguono sempre e mi dicono molte informazioni, ragazzi, che io non so nemmeno, per cui vi ringrazio davvero tantissimo. Vi volevo chiedere una cosa, qualche mio fan di Assassin's Creed accanito, tra cui Christopher Orecchini, che saluto, mi potrebbe dire magari se ho fatto la tomba lì di Firenze, del Duomo di Firenze, oppure non l'ho fatta? Perché non ricordo davvero, perché se l'avessi fatta, ragazzi, il segnalino sarebbe ormai scomparso. Però se c'è ancora vuol dire che non l'ho fatta, ragazzi. Però io mi ricordo di averla fatta. Quindi questo dilemma irrecuperabile, imprescindibile, io vi consiglio, ragazzi, di risolvermelo. E chi lo risolverà? Una sorpresina, chiaramente, che non vi posso dire, altrimenti non è una sorpresa. Ok, va bene, ci vediamo da Girolamus. Comunque, ragazzi, vediamo, questo è il ponte vecchio. Questa parte non è sbloccata, ragazzi, se voi non giocate alle DLC. Se voi giocate alle DLC, ragazzi, questa parte di Firenze, totalmente inedita, si sbloccherà. Ci saranno nemici abbastanza forti, quindi state molto attenti, eccetera, eccetera. Comunque, è proprio questa la Firenze delle DLC, ecco. È proprio questa, ragazzi. Fantastica, davvero fenomenale. Possiamo avere accesso a un altro pezzo di Firenze che non avevamo mai visto. Quindi la mappa di Assassin's Creed 2 diventa ancora più grossa, ragazzi, davvero enorme. A parte che ormai con questi Assassin's Creed ultimi che sono usciti anche lo Unity, la mappa non è molto piccola, insomma, perché ci sono due città. Poi la mappa di Parigi è anche in scala 1 a 1, quindi la prima volta che fanno una scala talmente grande, insomma, di proporzioni reali. E quindi è davvero, davvero una bella mappa anche quella di Unity. Comunque, allora, ragazzi, andiamo a vedere un attimino. Ecco qui, troviamo il famosissimo punto della missione. Andiamo subito a farlo. Ecco qua, ragazzi, Machiavelli, la Volpe e Paola. Guardate. Silenzio! Esegue silenzio! Perché siete qui? Perché mi disturbate? Dovreste essere a purificare le vostre case, a purificare voi stessi. Ci sono roghi da alimentare, preghiere da recitare, penitenze da Un compiere. bastardo. Farete come vi Ecco, ordinerò. perfetto. Obbedirete. Bam! Gli abbiamo lanciato. Perfetto, ragazzi, dai, troviamo la mela. Intanto questo lo prendono, proprio l'ammazzano. Dai, picchiatelo di botte, o sto bastardo prende la mela. Perfetto, ragazzi, potere al popolo, procurati la mela dell'Eden, chiaramente prendendo questa cazzo di guardia di merda, vaffanculo a chi l'ha sverginato. Ok, vediamo un pochino. Non riesco a capire perché, ragazzi, la musica è totalmente andata. Non lo riesco a capire questo. Però non importa. E no, cazzo, lo potevamo prendere. Muori, merda, muori. Ciao. Come, non è morto ancora? Ah, ma lo dobbiamo solo atterrare, a quanto ho capito. Non lo so, non ne ho la minima idea.
Intanto vediamo un pochino quando arriva qui e lo atterriamo immediatamente. Sì, dobbiamo atterrarlo almeno credo, non ucciderlo. No, mi sei venuto proprio addosso, carino. Ah no, ma lo dobbiamo uccidere. Perché non è morto prima? Strano. Guardate ragazzi dove è andato, l'ho perso di vista un attimino e è andato da tutt'altra parte di Firenze. Tanto lo prendiamo il bastardo, non vi preoccupate. Anzi, prepariamoci alla pistola, vai. Eccola qua, è bella e preparata? Sì, ok. Vediamo un pochino ragazzi. Ora. Muori! Ok, recuperiamo la mela. Dove cazzo è? Ah, perfetto, è giù in fondo, cazzo. Recuperiamola immediatamente, se no qualcuno magari ci viene a rompere il cazzo. Mela recuperata, ok, dai. Perfetto, potere al popolo, lei me l'abbiamo recuperata. Ok, facciamo un'altra missione dove dovremo uccidere, mi sembra totalmente Savonarola. Almeno credo, cazzo, che cacchio facciamo, lo lasciamo libero? No, non avete capito niente. Comunque ragazzi, se uccidiamo Savonarola e siamo presso a poco alla fine di Assassin's Creed e della saga, non vi preoccupate perché le tombe che mi sono rimaste le farò tutte alla fine. Perché prima della fine di Assassin's Creed, prima ragazzi dell'ultima sequenza, voglio avere l'armatura di Altair, per forza. Quando andremo a cercare le pagine del codice, ragazzi, perché... che forse non lo sapete, ma una missione di Assassin's Creed, una delle ultime missioni di Assassin's Creed, consiste nell'andare a prendere tutte le pagine del codice per trovare la mappa, appunto, di una cosa, ragazzi, che chiaramente non vi dico perché è totalmente spoiler, è davvero uno spoilerone gigante. Possiamo andare a prendere, mentre recuperiamo le pagine del codice, che non vi farò vedere il recuperamento di tutte le pagine del codice, ragazzi, perché avrete una mappa dove ve le segnerà tutte le pagine del codice. La mappa, appunto, che per l'appunto vi ha dato il marito di Caterina Forlì quando è morto, quindi che ci ha dato praticamente Caterina quando abbiamo battuto gli orsi. Ok, praticamente ragazzi andremo a prendere le pagine del codice e successivamente andremo immediatamente a prendere... Ho sprecato un proiettile, merda. Andremo subito a prendere, ragazzi, anche le altre tombe, anche le altre reliquie, perfetto. Bam, bellissimo. Molto probabilmente, ragazzi, c'è un bug e non sentirete la musica. Quindi non vi disperate, ma sappiate solamente che ho un bug. Purtroppo ragazzi qualche volta ci sono, magari non lo so, ho attivato una cosa, un programma che li dà noia, insomma no, sto delirando ragazzi, lo so. Però è sicuramente un bug, quindi non vi preoccupate. Dai, siamo quasi alla missione ragazzi, non vedo l'ora di ammazzare quel prete bastardo. Intanto spero che i cittadini l'abbiano proprio riempito di botte, gli abbiano fatto proprio i bernoccoli neri sulla testa, stile Bugs Bunny, stile Tom e Jerry. Però davvero ragazzi, voglio assolutamente che questo sia successo. Perfetto, allora lo scopriremo immediatamente. Vediamo un po' il video della missione contro Savonarola, da sapere i cretini. Vai, arrogo Savonarola di merda. Infatti sì, Savonarola lo bruciano al rogo, è vero. Anche proprio la storia dice così, per cui non dobbiamo fare niente. Magari solo appicciare il fuoco. Ah no, lo appiccia lui, perfetto. Ciao Savonarola. Nessuno merita una morte tanto dolorosa. Ok. Levatevi dal cazzo. Proprio nella guancia gliel'han filato. Scusate ragazzi, sono stato zitto ma ero incredulo. Attendevo questo momento. Per favore, abbi pietà di me. Ce l'ho. Va ora. Allora va e riempilo. Che sia il tuo Dio a giudicarti. Requiescati in pace. Ciao. Mi spiace, Girolami. Ho fatto prima io ad ammazzarti. In effetti nessun uomo merita una morte talmente dolorosa, ragazzi. In effetti è vero. Fiorentini, prestatemi orecchio. 22 anni fa mi trovavo dove sono ora, a guardar morire le persone che amavo, tradite da coloro che chiamavo amici. La sete di vendetta mi offuscò la mente e mi avrebbe consumato se non fosse stato per la saggezza di alcuni sconosciuti che mi insegnarono a controllare i miei istinti. Non mi diedero risposte, ma mi guidarono a trovarle dentro me stesso.
Non vi serve nessuno che vi dica cosa fare. Né Savonarola, né i medici. Siamo liberi di seguire la nostra strada. Alcuni vorranno rubarvi questa libertà. E molti di voi ci rinuncerebbero volentieri. Ma è la facoltà di scegliere ciò che riteniamo giusto a renderci uomini. Non esistono libri né maestri che possano darvi risposte o mostrarvi la strada. Sceglietela voi. È vero, cazzo, ragazzi. Non seguitemi né nessun altro. Perfetto, ragazzi, un bel applausone ad Ezio, perché ha detto una cosa davvero sacrosanta, ragazzi. Molto bella anche. Non l'avevo mai sentito, chiaramente non avevo fatto mai delle sci, però insomma molto bella. Ok, ragazzi, sono davvero stato soddisfatto per questa bella sequenza. Vediamo i 5 assassini che si cavano di culo, bellissimi, ragazzi. E niente, abbiamo completato la sequenza 13, ragazzi. Siamo alla fine di Assassin's Creed, in poche parole, perché, ebbene sì, la sequenza 13 era l'ultima sequenza delle DLC, adesso non possiamo far altro che completare la sequenza 14, che dovrebbe essere a regola l'ultima sequenza, dove dovremo fare una cosa molto molto bella. Come vedete, ragazzi, le pagine del codice trovate 16 su 30, questo sta a significare che dobbiamo trovare tutte le pagine del codice, chiaramente. Siamo a Monteriggioni, qualche pagina la troveremo anche qui, non mi ricordo. Comunque c'è una missione, l'andremo a fare nel prossimo episodio, ragazzi. Nel prossimo episodio spero di riuscire a prendere tutte le tombe. Mi raccomando, ragazzi, ricordatemi nei commenti se la tomba di Santa Maria lì a Firenze l'ho presa sì oppure non l'ho presa, non me lo ricordo davvero. Aiutatemi, ragazzi, a rinfrescare la memoria, poi chiaramente ci vado a guardare anch'io. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, aspettate i prossimi due, i prossimi tre. Comunque, ragazzi, in tre video è finito Assassin's Creed 2, per cui mi raccomando, aspettateli, perché saranno chiaramente i video migliori. Da Peppero Zorro, è tutto, ci vediamo, ragazzi, ciao a tutti. Ragazzi, perfetto, ragazzi, sta arrivando l'artista, prepariamoci al salto in volata, anche se molto probabilmente atterreremo di là, quindi bam. Wow, ragazzi, wow, dico solo questo. Perfetto, ragazzi, allora secondo me bisogna seguire questo percorso.